Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione alla normativa del codice della strada rientrano fra le altre entrate di spettanza di comuni e province. In questo modo il Tribunale torinese condivide l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, Cassazione seconda sezione civile, 9 aprile 2010, numero 8460, che ha ritenuto legittima la conseguente procedura di riscossione. Le somme sopra evidenziate rientrano in quelle di spettanza di province e comuni per le quali l'articolo 52 al comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 numero 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910 numero 639. Infatti, il riferimento alle altre entrate viene compiuto in maniera ampia, senza alcuna differenziazione. Inoltre, l'articolo 15, al comma 8, quinquiesdecies del decreto legge 1 luglio 2009, numero 78, convertito in legge 3 agosto 2009, numero 102, nel dettare le disposizioni finalizzate all'incremento dell'efficienza e del sistema della riscossione dei comuni, fa riferimento espresso agli importi iscritti al ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, ex Regio Decreto 14 aprile 1910, numero 639, per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285. Per tutte le entrate tributarie e non, a province e comuni è stata attribuita la potestà di affidare la riscossione coattiva a soggetti diversi dagli agenti della riscossione e mediante diverse forme.